Parliamo ora di enogastronomia con la rubrica Terra e Sapori. Bentornati a Terra e Sapori. Qualità e convenienza, e questo è il sinonimo vincente dei salumi italiani. La produzione segue la richiesta crescente da parte di consumatori sempre più esigenti in fatto di qualità e sicurezza. Vediamo. I salumi italiani hanno archiviato un 2010 da record e si avviano a superare anche quest'anno le più rosee previsioni. L'export segna più 13,2%, sia in quantità sia in valore, a 124.500 tonnellate per un valore di oltre 972 milioni di euro. Merito della nostra tradizione norcina e dell'industria più attenta, che riduce sempre di più i conservanti e rinnova anche i prodotti classici come il prosciutto cotto. Senza zuccheri aggiunti, con un tenore di sale bassissimo, un tenore di colesterolo altrettanto basso, soltanto 106 kcal per 100 grammi di prodotto, e l'assenza assoluta di fonti di glutine e derivati del latte. Da dove comincia la qualità di un salume? Comincia da come mangia il maiale. Un maiale che viene alimentato bene, che mangia prodotti di qualità, dà delle carni migliori e quindi darà dei salumi migliori. Poi in secondo luogo, naturalmente, importante è la razza. Ricercata la tipicità. La possibilità di crescita del prodotto agroalimentare italiano, certificato dalla filiera, quindi documentato, è quello che ha possibilità maggiore di crescita, in quanto nel consumatore europeo sta insorgendo proprio la voglia di conoscere questo prodotto. C'è un salume su tutti, il prosciutto di Parma, che non ha nessun tipo di conservante, escluso il sale. Esattamente, è un prodotto completamente naturale e che quindi risponde ai più ampi standard di salubrità e di nutrizione. Mortadella e salame sono i popolarissimi protagonisti di panini gustosi da abbinare ai vini giusti. È tra i salumi più amati e popolari. La mortadella Bologna IGP cresce di oltre l'1% fino a toccare le 40.000 tonnellate prodotte. Nel classico panino, ma anche in piatti veloci con formaggi freschi e tante verdure. Come deve essere un salume per essere di qualità? Innanzitutto deve partire da delle materie prime di qualità, quindi dalla carne di qualità, e dalle spezie e gli aromi che vengono aggiunti devono essere selezionati e soprattutto naturali. Tante le possibilità di abbinamento con i vini, da scegliere con cura. Salumi dolci prediligono soprattutto vini bianchi con una buona base di acidità. Salumi succulenti reggono molto bene vini rossi, non troppo vecchi. Alcuni salumi, soprattutto quelli maturati all'interno di profumi, spezie, possono andare anche su vini importanti come il Barolo o il Brunello. Ed ora qualche suggerimento per il fine settimana. Terra e Sapori torna venerdì prossimo.